Oggi sono lieto di dare il benvenuto al dottor Marzio Todisco, che ringrazio per la disponibilità anche a nome di Megagen Italia. Il dottor Todisco si è laureato presso l'Università di Milano, è già relatore a corsi e lezioni didattiche e questa sera condividerà con voi una parte della sua esperienza clinica che è focalizzata principalmente sulla rigenerazione ossea e la gestione dei tessuti molli. Vi chiedo solo una cortesia, prima di lasciare la parola al dottor Todisco, se avete qualche domanda potete scriverla nella chat cliccando sul bottone che trovate in basso al centro dello schermo. Al termine della sua presentazione io porrò le domande al dottore. Buona serata e cedo la parola al dottor Todisco. Grazie mille Simone, buonasera a tutti, grazie della vostra presenza e grazie a Megagen per il cortese invito. Quando mi hanno proposto il tema, in realtà il tema l'ho deciso io, ma mi hanno parlato di questa sessione di incontro che riguardava la minimizzazione del tempo alla poltrona. La cosa mi ha lasciato un po' perplesso perché in realtà se parliamo di rigenerazione dei tessuti duri e dei tessuti molli e associamo alla rigenerazione anche l'estetica, il termine estetica, la cosa si complica un po'. Si complica un po' perché purtroppo devo un po' sovvertire, diciamo così, la linea generale su cui si baserà un po' tutta questa serie di incontri, cioè ridurre il tempo alla poltrona, perché secondo il mio modestissimo parere non è possibile associare la rigenerazione, quindi la risoluzione di problemi estetici attraverso la rigenerazione, minimizzando il tempo alla poltrona. Ogni volta che noi dobbiamo affrontare un problema in area ad alta valenza estetica, il caso diventa subito complesso. Sono sicuro che adesso io sto facendo scorrere delle immagini, purtroppo non avrò né modo né tempo, soprattutto il tempo di farvi vedere la soluzione di tutti questi casi, però sono tutti casi che rendono bene l'idea di come in realtà i casi complessi non siano quelli in cui dobbiamo restaurare una bocca di 28 denti, quelli sono casi articolati, ma il caso complesso è il caso della ragazza come quella della foto che vedete qua e che è uno dei casi che vi presenterò questa sera, una ragazza di poco più di 20 anni, 22, 24, 26 anni, quindi giovani pazienti che magari mettono nelle vostre mani il destino del loro sorriso. Il destino, quindi l'intera vita che riguarda il loro sorriso. E quindi, perché me lo riferiscono poi i colleghi, che spesso sono casi che generano un po' di inquietudine. E stasera io vi farò vedere una carrellata di casi, in realtà solo 3-4 perché mi piace sviluppare dall'inizio alla fine, farvi vedere anche follow-up dei casi che solitamente condivido con i colleghi. E parlerò di generazione di tessuti duri, mi focalizzerò in particolare sull'ispessimento dei tessuti molli, perché oggigiorno, ormai se ne parla da qualche anno, sembra che la perdita di 1 o 2 mm di tessuto osseo per implantare non sia così determinante. Invece è determinante, soprattutto per il paziente, ma per noi anche che dobbiamo risolvere il problema, la perdita di 1 o 2 mm di tessuto molle, quindi di mucosa per implantare, quando, come in questi casi che vedete raffigurati, magari si scoprono gli abutment, quindi si scoprono i munconi. Oppure si allungano le corone a causa della recessione dei tessuti molli, quindi lo spostamento apicale dei tessuti molli, siano essi in regione estetica superiore o inferiore, e quindi con lamentele o richieste da parte del paziente di poter risolvere i problemi. L'estetica significa prevalentemente
festonatura, cioè riuscire a creare un profilo con una festonatura adeguata e il più naturale possibile. Ed estetica significa anche incremento di volume, quindi incrementi di spessore, anche perché l'ispessimento, e mi riferisco in particolare ai tessuti molli, l'ispessimento dei tessuti molli ci consente di avere la possibilità di avere quel fenomeno definito di creeping, cioè di crescita dei tessuti, sia dei margini gengivali che delle papille, delle parabole gengivali e delle papille verso coronale con il trascorrere del tempo. E questo è sicuramente una cosa voluta, soprattutto la crescita delle papille nei casi di trattamento impianti denti naturali, dove spesso si lotta un po' con la contrazione delle papille stesse. Quindi io punterò il dito in modo particolare sul volume e cercherò di condividere con voi qual è la mia esperienza e quali sono le soluzioni che adotto giornalmente per cercare di aumentare questi volumi. Ma perché dobbiamo aumentare il volume? Perché ci è richiesto di aumentare il volume? Essenzialmente è una richiesta biologica, perché mentre sul dente naturale noi abbiamo, come vedete qua raffigurato, un solco che può essere di 1-2 mm, stiamo parlando di fisiologia, non di patologia, 1-2 mm di solco, 3 mm di solco. Poi abbiamo un attacco epiteliale abbastanza debole, sono emodesmosomi che si attaccano alla superficie del dente. E poi abbiamo un attacco connettivale. Attacco connettivale con inserzioni di fibre che vanno direttamente sul cemento radicolare, ed è un attacco connettivale in verità molto molto forte, può addirittura essere calcificato, tant'è che spesso facciamo molta fatica anche con uno scollatore, una volta scollato la componente epiteliale, a staccare tutto il pacchetto mucoso andando a forzare proprio a livello dell'attacco connettivale. Se noi pensiamo a ciò che succede su un impianto, in realtà noi abbiamo tutta questa zona che di solito definiamo tragitto transmucoso e che deve essere abbastanza abbondante, perché il tragitto transmucoso è quello che ci consente di avere dei profili di emergenza adeguati per avere estetica. Noi facciamo estetica perché abbiamo dei profili di emergenza, quindi un'emergenza della corona dai tessuti molli, dalla mucosa. Non sto qua a discutere se mucosa cheratinizzata o non cheratinizzata, parlo in generale di mucosa. Quindi un tragitto transmucoso di 1-2 mm ci rende molto difficoltoso raggiungere l'obiettivo estetico. Un tragitto transmucoso di 4-5 mm come quello che solitamente, mediamente abbiamo attorno agli impianti, sono tragitti che ci consentono dei buoni profili di emergenza e consentono di fare estetica. Ma in questo tragitto transmucoso noi abbiamo solo epitelio, non abbiamo attacco connettivale, e possiamo avere attacco connettivale se magari una spira o due, tre spire o quattro spire del nostro impianto sono esposte. Magari facciamo un innesto di connettivo che preleviamo dal tubero o dal palato, dopo vediamo un po' quali sono le possibili soluzioni, oppure c'è un riassorbimento del tessuto osseo preimplantare a livello marginale, quindi si va ad inserire il connettivo a livello della superficie implantare, questo è possibile, il legame è particolarmente forte, ripeto, del connettivo sulla superficie dell'impianto in assenza di contaminazione batterica. Un connettivo che è un connettivo molto denso, un connettivo poco vascolarizzato, sicuramente non vascolarizzato come quello che si connette al dente naturale, al cemento radicolare, sul dente naturale, ma comunque è un attacco molto molto forte. Ed è un attacco molto forte che ormai è stato visto esserci già da parecchi anni, sempre che, per esempio, nel caso dell'innesto connettivale sia un connettivo subepiteliale, non un connettivo sottomucoso, cioè quel connettivo che sta nelle zone più profonde, per esempio del palato, che è un connettivo riccamente rappresentato
da tessuto adiposo, da ghiandole che tende a riassorbirsi, quindi ci vuole un connettivo molto più denso che quello immediatamente sotto l'epitelio. Vedremo comunque nel corso della mia chiacchierata, della nostra chiacchierata, anche questo particolare. Questo che evidenzio è un tragitto transmucoso, questo di 5 mm, non è così raro trovare un tragitto transmucoso di 4-5 mm alle volte di 6 mm, ma non essendoci un legame di fibre né sulla corona né sul moncone, perché è un po' una fake il fatto che ci sia un attacco connettivale sul moncone, di per sé il tragitto transmucoso la possiamo considerare a tutti gli effetti una tasca. Se noi sondiamo 5-6 mm su un dente naturale, pensiamo che questo dente naturale, pensiamo a, in base ai criteri parodontali, è in presenza di una tasca e quindi ci preoccupiamo di questa tasca, non ci preoccupiamo praticamente mai se abbiamo un tragitto di 4-5-6 mm attorno a un impianto, anzi è una cosa voluta proprio per i motivi di cui parlavo prima, quindi del profilo, della possibilità di avere un gradevole profilo di emergenza. Essendo praticamente una tasca, o potenzialmente una tasca, quando sentiamo parlare di tasca diamo un po' una valenza negativa al termine, pensiamo a una possibile contaminazione batterica. E se c'è una contaminazione batterica, c'è un processo infiammatorio. Un processo infiammatorio che classicamente ha un raggio d'azione che va da 1,5 mm ai 2 mm. Quindi se noi abbiamo un tessuto di 2 mm o anche meno, perché abbiamo un biotipo molto sottile oppure abbiamo deciso di non aumentare lo spessore dei tessuti molli, in presenza di un tragitto transmucoso particolarmente profondo, in presenza di un non perfetto controllo di placca batterica, con un soggetto predisposto alla risposta infiammatoria, possiamo avere la distruzione a causa del processo infiammatorio dei tessuti molli molto sottili, quindi 1,5 mm, 8, 2 mm, perché questo è il raggio d'azione del processo infiammatorio. E quindi il processo infiammatorio in questi casi porta alla distruzione del tessuto e quindi alla conseguente recessione. Ancora una volta sottolineiamo quindi l'importanza, soprattutto nelle zone vestibolari, si è visto ormai da tempo, sembra che un aumento di spessore nelle zone vestibolari, non ci preoccupiamo del palato dove abbiamo una mucosa masticatoria riccamente rappresentata da fibre molto molto dense, quindi non abbiamo il problema della recessione, classicamente la recessione vestibolare, quindi tendiamo vestibolarmente ad aumentare lo spessore dei tessuti molli. Per fare ciò, oltre a servirci, tra virgolette, degli innesti di connettivo, in particolare io prediligo gli innesti prelevati dal palato, e innesti immediatamente sotto l'epitelio, mi sfrutto anche la possibilità di utilizzare delle viti di guarigione che non sono viti di guarigione come quelle che vedete classicamente rappresentate, questa non è svasata, ma possono essere anche più svasate, ma sono, qua ho esasperato un po' il concetto, sono viti di guarigione molto più sottili, e tra poco vi farò vedere, per consentire di lasciare spazio ai tessuti. Perché? Perché in presenza di una vite di guarigione dritta o svasata, comunque che occupa molto spazio, che toglie spazio ai tessuti, noi lasciamo un certo spessore ai tessuti. In presenza di una vite di guarigione molto, molto più rastremata, addirittura concava, noi abbiamo il millimetro o 2 mm in più di tessuto connettivo che si può spontaneamente formare durante il processo di guarigione attorno alla vite di guarigione. Vediamo un po' le vite di guarigione che io utilizzo, che hanno vari diametri perché vengono utilizzate in due step differenti. Queste vite di guarigione molto molto banalmente cosa consentono? Consentono di riapporre
i lembi a livello della testa, della vite di guarigione, viene eseguita banalmente una sutura e ovviamente la biologia non lascia aria in queste zone, ma queste zone in presenza di una sutura e di lembi stabili, stabilmente suturati a livello del profilo della testa, della vite di guarigione, fa sì che si formi un coagulo che, se è ben protetto, questo coagulo poi si organizza e diventerà tessuto, banalmente il tessuto connettivo, il tessuto fibroso. Quindi noi possiamo decidere di mettere del tessuto connettivo maturo, perché lo prendiamo già maturo dal palato, o possiamo decidere di, è un po' il concetto della rigenerazione dei tessuti, sia dei tessuti duri sia dei tessuti molli, la rigenerazione fatta per esempio con membrane, in cui è fondamentale avere un coagulo. Noi non mettiamo del tessuto osseo maturo o del tessuto connettivo già maturo, si forma un coagulo che poi va in controorganizzazione in assenza di disturbi dall'esterno, con compressioni, movimenti eccessivi dei lembi, va in contramaturazione e si trasforma in tessuto connettivo. Vediamo ora espresso i concetti di base del perché dobbiamo avere lo spessore, un aumento dello spessore dei tessuti molli, e perché questi tessuti molli sono più stabili. Quindi, espressi questi concetti, vediamo un po' di casistica clinica. Vedremo un primo caso in cui cercheremo di capire, cercherò di trasmettere un po' il mio protocollo che uso da anni ed è sempre quello che consente di riabilitare pazienti che hanno perso la parete vestibolare, che può essere persa per esempio per frattura della radice con anchilosi della corticale vestibolare sulla radice, che viene poi eliminata, che rimane adesa, quindi attaccata alla porzione vestibolare della radice, che quindi viene asportata con presenza di difetti anche importanti come quello che vedete, oppure in presenza di fratture radicolari che sono state trascurate con sondaggi puntiformi, perché magari a 358 gradi attorno alla circonferenza del dente non abbiamo sondaggio, ma tipicamente se c'è una zona di sondaggio puntiforme, come in questo caso con 11-12 mm di sondaggio, siamo quasi certi al 100%, quasi certi al 100% che si tratta di una frattura radicolare. Fratture che esitano ovviamente in prima fistole, che possono essere anche situazioni che possono essere anche asintomatiche, magari vediamo i segni della frattura, ma il paziente non riferisce i sintomi. Fratture, dicevo, che se trascurate portano poi, proprio perché spesso sono asintomatiche, molte volte sono asintomatiche, portano poi all'evidenza di lesioni che prima di essere risolte con l'inserimento dell'impianto, che non sempre è possibile, devono richiedere una rigenerazione dei tessuti duri e poi il posizionamento di un impianto. Tipicamente, se io, e classicamente la mia preferenza, se riesco ad inserire un impianto all'interno di un alveolo con mancanza di parete vestibolare, preferisco disporre prima dell'osso autologo, quindi faccio una specie di sandwich, prima dell'osso autologo, esternamente dell'osso eterologo, quindi dell'osso di derivazione animale, e poi una membrana in collagene non nativo, ma collagene cross-linkato. Nell'evidenza radiografica vediamo bene come la componente ossea molto più vicina alla superficie implantare ha una radiotrasparenza, radioopacità molto simile a quella del tessuto osseo nativo del paziente, mentre nella parte esterna, questa è già una radiografia di controllo dopo la maturazione, ovviamente la radioopacità aumenta perché è presente l'osso eterologo. Non sto qua a definire la marca, il tipo di osso eterologo, non è questa la sede opportuna, non mi interessa, ma voglio solo trasferirvi i concetti. L'osso eterologo è spesso idrossiapatite non riassorbibile, o si riassorbe veramente molto molto lentamente, quindi dà questa tipica radioopacità.
Vediamo un caso sviluppato in questo paziente che arriva con una frattura della radice e asportazione proprio durante l'estrazione della parete molto sottile vestibolare dell'alveolo, che rimane anchilosata alla parte vestibolare della radice. Non mi sogno neanche lontanamente di proporre l'inserimento di un impianto immediato in questo caso, perché ero certo, anche inclinando l'impianto, di non riuscire ad ottenere una stabilità primaria sufficiente. Quindi mi occupo prima di rigenerare l'alveolo. Questo non è una preservazione alveolare, la socket preservation, per quanto mi riguarda, si fa se è presente una socket, se è presente un alveolo, e tentiamo di preservarlo. Qua cominciamo a parlare di rigenerazione alveolare, perché l'alveolo non c'è più, quantomeno ci sono tre pareti, quella distale, quella mesiale, quella palatale, ma non c'è più la parete vestibolare. Quindi qua parliamo già di rigenerazione alveolare. Vedete, questa predisposta e appoggiata è una membrana di collagene cross-linkato. Il tutto viene zeppato con dell'osso eterologo, viene chiuso il lembo. In questo caso il lembo è stato fatto, è un lembo ampio che va al di là delle reali necessità di fare questo tipo di intervento, che spesso viene fatto senza scolpire un lembo, ma l'ho fatto per questioni didattiche. Viene splintato un provvisorio e la paziente comincia la sua fase di guarigione. Fase di guarigione che dura per 8 mesi, e solo dopo 8 mesi decido di riaprire. Se volete sapere cosa succede dopo 4 mesi, dopo 6 mesi, non lo so, perché il mio protocollo prevede la riapertura dopo 8 mesi. Ho fatto tantissimi casi con questo tipo di protocollo e so che dopo 8 mesi trovo un alveolo perfettamente rimineralizzato. Alla vostra sinistra vedete la riapertura dopo 8 mesi, ma vi faccio vedere un filmato in cui rifaccio le due incisioni di rilascio verticale, mesiale e distale. Anche questo ovviamente non è necessario aprire un lembro così ampio, ma anche questo l'ho fatto per motivi didattici. Sono casi che propongo durante l'attività didattica in studio, e quindi mi piace far vedere cosa succede. Se non vi spiace, magari se poi avete interesse, vediamo durante le domande se ne avrete, di focalizzarci ancora magari su alcune parti del filmato che ho fatto scorrere rapidamente, solo per questione di tempo. Vado un po' avanti, arrivo allo scollamento completo, perché questo filmato dura non tantissimi minuti, ma di tempo non ne abbiamo molto. Vi faccio vedere durante la fresatura del processo alveolare rigenerato, guardate l'aspetto vestibolare. Ricordate che lì la parete vestibolare era completamente assente. Questo è ciò che troviamo dopo 8 mesi. Stiamo preparando per inserire un impianto da 4 mm per 11,5, 13, non ricordo, ma non è così importante. Torque di inserimento, dovrebbe vedersi anche il torque di inserimento particolarmente elevato. Siamo a 45 newton, anche oltre, quindi direi un ottimo torque di inserimento, un'ottima stabilità primaria del nostro impianto. Proseguo ora. Ecco, questa fino alla vite di guarigione, questa è la vite di guarigione che noi andiamo ad inserire. Vedete che è una vite di guarigione concava, perché io andrò a chiudere il lembo, come vi ho fatto vedere prima nello schema, andrò a chiudere il lembo esattamente sulla testa dell'impianto, della vite di guarigione, senza che venga sommerso ovviamente, e in questa concavità si stabilizzerà un coagulo che va incontro ad organizzazione. Vedremo poi come questa organizzazione ci
ci farà trovare poi del tessuto fibroso che ci serve proprio per aumentarne lo spessore. Quindi ancora un fermo immagine, diciamo, dopo la chirurgia, guardate il bell'aspetto di questa corticale vestibolare rigenerata, un controllo radiografico, la paziente aveva già due impianti, questo è il magazine che abbiamo appena inserito, ancora un'immagine occlusale, 3 mesi dopo la chirurgia riapro il mio sito e comincio a predisporre il tutto per un provvisorio che inizialmente è piuttosto largo, avremo poi fatto una faccetta su questa corona di ceramica sostenuta dall'impianto per dare delle dimensioni ideali a questo canino, ma deve iniziare tutta la fase di maturazione, ecco perché parliamo di risparmio di tempo alla poltrona, ma quando trattiamo il tema dell'estetica, della rigenerazione associata all'estetica, risparmio di tempo alla poltrona e questo tipo di soluzioni non vanno molto d'accordo, ve lo dico proprio fuori tra i denti. Se vogliamo andare un po' di fretta quando trattiamo questi casi, è meglio forse lasciar perdere. Mi spiace non essere così aderente ai principi per i quali sono stato invitato a discutere di questo tema, ma la realtà è questa: chiunque faccia estetica e chiunque faccia rigenerazione associata all'estetica si trova d'accordo sicuramente con questa posizione. Se vogliamo fare estetica, 3 mesi di provvisorio, guardiamo una fotografia occlusale alla sinistra, qua adesso il baseline prima di inserire il provvisorio. Dopo 3 mesi di provvisorio, guardate lo spessore di questo tessuto. Un altro controllo radiografico e qua abbiamo la corona finita e consegnata, c'è un follow up a 3 o 4 anni, questo è il canino, anche il colore direi buono. Questa che vedete è una faccetta, vedete che il canino non è più così largo come appariva il provvisorio. Il baseline, come siamo partiti, come siamo arrivati, immagine occlusale e l'immagine laterale vestibolare. Non abbiamo fatto nessun tipo di innesto, ci siamo solo affidati a questa concavità delle viti di guarigione che hanno trattenuto il nostro coagulo che si è organizzato. Quindi abbiamo usato un innesto immaturo, diciamo così, l'abbiamo fatto organizzare. Poi abbiamo lavorato con il provvisorio per qualche mese, 3-4 mesi, adesso è un caso che ha qualche anno, non ricordo esattamente, ma i provvisori a volte si tengono anche 6 mesi fino a quando non siamo soddisfatti della maturazione dei tessuti, e un follow-up radiografico. Altro caso che vi ho fatto vedere all'inizio da trattare, giovane paziente che viene dall'Alto Adige, io lo studio a Desenzano del Garda, mi viene inviata da un collega, questa paziente che fa la parrucchiera. Quindi immaginate vita di relazione anche per la giovanissima età particolarmente importante, presenta questa evidentissima fenestrazione sull'incisivo laterale di destra. Quella che vedete è una corona in ceramica, questo incisivo ha subito vari trattamenti endodontici, ha avuto problemi di lesioni endodontiche, periapicali, un paio di chirurgie endodontiche per cercare di risolvere il problema non si è risolto. Scorro ancora le immagini, la vedete un po' nelle varie direzioni, ma è assolutamente evidente, rimane solo questo piccolo ponte di mucosa cheratinizzata, veramente, veramente sottile. Abbiamo un sondaggio di 5 mm. Quindi capite bene che se la sonda entra a 5 mm, qua abbiamo l'apice del dente, perché il dente ha subito 2 apicectomie, quindi la prima e poi la seconda volta è stata ulteriormente ridotta la componente radicolare, la radice nella sua lunghezza, nella sua estensione. Capite bene che qui abbiamo un difetto. C'è una sorta di fistola, c'è una grande contaminazione, quindi dobbiamo assolutamente
dare la possibilità di innestare qualcosa su questa radice. Il problema non è detergere la superficie radicolare, il problema è che abbiamo un difetto apicalmente a ciò che è rimasto di quella radice contaminato, che continuerà a contaminare qualsiasi cosa noi mettiamo in questa sede. Questa è l'evidenza radiografica lendorale, vedete che è presente questo difetto, questo apicalmente al moncone radicolare che è residuato. Vi ho detto che c'era già una corona in ceramica su questo elemento. Cosa facciamo? Qua c'è la chirurgia che cercherò di scorrere, vado un po' rapidamente. Vi illustro che comunque abbiamo fatto un lembo a spessore parziale, abbiamo scollato quindi a spessore parziale le papille, abbiamo fatto di tutto per conservare questo cercine che per me era fondamentale, quindi una chirurgia estremamente delicata. Qua vediamo le cicatrici delle precedenti chirurgie endodontiche. Ovviamente la soluzione per me è attualmente ideale quella di eliminare quell'elemento dentario e pensare alla ricostruzione del processo alveolare. Qua non ci vuole un genio per capire che di osso vestibolare non ne abbiamo più, abbiamo quel difetto apicalmente alla radice, abbiamo il difetto, la fenestrazione della mucosa sulla superficie radicolare, quindi qua non abbiamo assolutamente più parete vestibolare a disposizione, non rischio l'inserimento contestuale dell'impianto e la rigenerazione. Stiamo parlando di una ragazza di 22 anni, questa è la lesione apicale che vado a eliminare con la toilette chirurgica, stiamo parlando di una ragazza di 22 anni, quindi non posso rischiare per risparmiare tempo di fallire ancora una volta, quindi vado per gradi, predispongo tutte le fasi del trattamento con i tempi di attesa, anche qua è difficile minimizzare i tempi della cottura, ma bisogna dedicare, sono casi in cui bisogna dedicare veramente tanto tanto tempo, non dobbiamo assolutamente avere fretta. Come dicevo, voglio ricostituire il mio alveolo, avete visto che ho prelevato questo connettivo subepiteliale. Ovviamente è un prelievo epitelio connettivale, viene fatta una disepitelizzazione extraorale, posiziono l'innesto di connettivo diciamo palatalmente verso l'alveolo a chiudere la mia fenestrazione mucosa, sotto il connettivo inserisco la mia membrana, non voglio assolutamente che la membrana sia in collegamento con il cavo orale, perché non voglio contaminare la mia membrana e il materiale che andrò ad inserire, il sostituto d'osso che andrò ad inserire all'interno dell'alveolo, perché questa contaminazione che avviene a livello del terzo medio, del terzo apicale dell'alveolo può mantenersi a livello dei granuli del sostituto d'osso che io inserisco e me lo posso ritrovare poi sull'impianto. Quindi non voglio contaminare profondamente il mio sostituto d'osso, e per quello che schermo e proteggo la membrana con questo innesto di connettivo. Questo è esattamente ciò che abbiamo dopo la chirurgia. Ciò che vedete qua sono sottili fili di suture in PGA che bloccano ovviamente l'innesto, che deve essere assolutamente immobile. La sutura nel palato che viene rimossa dopo una settimana o 9 giorni, in questo caso la paziente era, come vi ho detto, dell'Alto Adige e di Bolzano in particolare, quindi non era semplicissimo organizzare sempre gli appuntamenti. Vi faccio vedere a 9 giorni qual è la guarigione di questo caso. Vedete qua è la fenestrazione con sotto la trama dell'innesto che abbiamo inserito. A 21 giorni la paziente la facciamo ritornare, continua la fase di guarigione, qualche granulo ancora inserito, immerso a livello dell'epitelio di superficie del nostro alveolo, del 12. Una fotografia occlusale vestibolare, quindi facciamo un po' di ordine, il baseline, come siamo partiti, subito dopo la chirurgia e dopo 21
dopo 21 giorni. A 5 mesi dalla chirurgia, noi sappiamo che interveniamo dopo 8 mesi, di solito, con una radiografia endorale a 5 mesi dalla chirurgia, come l'evidenza radiografica, e dopo 8 mesi facciamo la seconda chirurgia. La seconda chirurgia prevede l'inserimento dell'impianto, ma andremo, proprio per essere sicuri di avere un adeguato spessore della mucosa, come vedrete, ad eseguire un altro innesto a livello vestibolare. Scorro un attimo più rapidamente le immagini del filmato, andiamo nella parte clou che più ci interessa. Questo è un lembo ovviamente a tutto spessore, non mi interessa adesso di scolpire a mezzo spessore. Vi faccio vedere com'è il tessuto osseo, ricordatevi la lesione che era presente in questa area, in questa regione, non c'era assolutamente più la parete vestibolare, la corticale vestibolare, in questa sede, quindi proseguo con il mio scollamento, pronto per l'osteotomia, implantare. Quindi vado a fare la mia osteotomia e vado ad inserire l'impianto. Non ricordo se avessi inserito un 3,5 o un 4, ma questo non è importante, si rispetta sempre la distanza tra impianto e radice. Avete visto sempre un torque particolarmente elevato, un torque di inserimento. Ed ora andiamo ad inserire una vite di guarigione. Questa è una prima vite di guarigione che lascio fino alla maturazione dell'innesto. In questo caso io posso decidere di mettere l'innesto sul lembo, posso fare un lembo a mezzo spessore e inserire l'innesto, suturarlo al periosteo che rimane sulla corticale, o come vedrete in questo caso, se non ricordo male, inserire il mio innesto, quindi faccio un altro prelievo innesto epitelio coniuntivale disepitelizzato poi al di fuori del cavo orale. La disepitelizzazione è fondamentale. La cosa più sbagliata è pensare che un difetto di disepitelizzazione, una volta sepolto il connettivo sotto il lembo, non dia fastidio a nessuno. Non è assolutamente così, perché l'epitelio non è un tessuto fatto per stare sommerso, è un tessuto per stare a contatto con la cavità orale, quindi vedrete sicuramente che si fenestra il lembo, è solo questione di tempo, magari di mesi, ma si fenestra il lembo e comparirà il vostro innesto, quindi è importantissimo disepitelizzarlo con estrema attenzione. E l'innesto poi lo vado a inserire sulla mia vite di guarigione, come avete visto, inserisco la vite di guarigione sull'impianto. Questi sono impianti AnyRidge. Tutti gli impianti che vedrete sono AnyRidge e poi vado a suturare il mio lembo banalmente con dei punti di sutura staccati in seta. Sistemo il mio innesto. La mia vite in questo caso, mentre nel caso precedente ho fatto in modo che si stabilizzasse un coagulo in quella concavità, quindi ho messo un innesto immaturo, perché era il coagulo che doveva maturare, qua decido per un innesto già maturo, quindi faccio il prelievo di connettivo, lo inserisco in quella concavità che me lo contiene e vado a strutturare tutto e aspetto i tempi di guarigione. Vado un attimo rapido, qua non c'è niente, nessun segreto o fase particolarmente interessante, come vi ho testé detto, sono punti di seta staccati, banalissimi. Chiudo tutto, la paziente se ne andrà ancora col suo provvisorio splintato e andiamo avanti. 3 mesi è il tempo necessario perché l'innesto sia completamente integrato al lembo. Se riduciamo questo tempo, rischiamo di portarci via l'innesto quando andiamo a svitare la vite di guarigione. Quindi non possiamo aspettare meno di 3 mesi, l'attesa è da 3 mesi in su. Qua siamo a 11 mesi dal baseline, ecco perché
presto e bene in estetica non stanno bene, non stanno insieme, a 11 mesi dal baseline, guardate questo profilo occlusale di questa zona, dopo la rigenerazione dei tessuti duri, la rigenerazione dei tessuti molli. 3 mesi dopo, quindi, posso svitare la mia vite di guarigione, prenderò l'impronta e al momento di mettere la paziente inserisco una vite di guarigione che ha un profilo che è molto, molto, che ricalca moltissimo le dimensioni, molto vicino dal punto di vista dimensionale, dal punto di vista morfologico al tragitto transmucoso che avrà il mio moncone. Quindi a distanza di 10 giorni, una settimana, quello che sarà, tempo che 2 settimane, il tempo che il laboratorio vi prepari il moncone e il provvisorio, iniziamo la fase, questa parte vestibolare, iniziamo la fase di maturazione dei tessuti, di condizionamento dei tessuti molli. Vedete che qua c'è un difetto della papilla, la cosa non mi preoccupa nel modo più assoluto, so di aver fatto tutto molto bene. Rigenerazione dei tessuti duri, rigenerazione dei tessuti molli. Ciò che dobbiamo fare è solo aspettare. Qua siamo a 2 mesi dal provvisorio, dal condizionamento, il baseline, e dopo 2 mesi, giorno dell'inserimento del provvisorio, a 2 mesi. Guardate come comincia, questo è il baseline, inserimento del provvisorio, comincia a maturare la papilla tra 11 e 12, è solo, ripeto, questione di tempo. Questo è il provvisorio inserito, abbiamo già tutti a posto, vario i gradi del sorriso, ovviamente il provvisorio, ci siamo sbizzarriti, abbiamo fatto un bel provvisorio con le trasparenze, lo smalto, il baseline ancora è una fotografia del provvisorio, guardate questo profilo, questo spessore con 2 innesti di connettivi. Il connettivo ci mette assolutamente al riparo da qualsiasi processo infiammatorio che possa tentare di distruggere quel tessuto. Il processo infiammatorio che avrà 2 mm di raggio d'azione, proprio il massimo che possa avere. Qua siamo ben oltre i millimetri, quel tessuto non potrà mai recedere, neanche se vi appendete con le unghie, assolutamente stabile. Proseguo ancora, il provvisorio comincia a ingiallire. Mantiene molti mesi il provvisorio la paziente, ma vedete di profilo, il sorriso, ormai come abbiamo vinto la battaglia, adesso diventa un gioco da ragazzi sostituire questo provvisorio con un definitivo, perché abbiamo fatto tutto, abbiamo già vinto la nostra partita. 5 mesi dopo il provvisorio, questo è il nostro provvisorio, ovviamente che io ho condizionato con l'aggiunta di flow per sistemare la parabola gengivale. E quando abbiamo raggiunto il condizionamento dei tessuti che vogliamo, non facciamo altro che replicare esattamente la forma del provvisorio con il definitivo e il gioco è fatto. Quindi siamo partiti da questa situazione, abbiamo atteso 8 mesi la rigenerazione del tessuto duro in particolare. Dopo 8 mesi abbiamo inserito l'impianto, altri 3 mesi minimo, inserimento della vite di guarigione nel momento in cui sostituzione della vite di guarigione, quando prendiamo l'impronta, e qua siamo pronti per finalizzare il nostro caso. Questa è la cappetta in disilicato di litio poi stratificata. Il provvisorio sulla destra, ve l'ho messo, e la corona di disilicato stratificato. Ve l'ho messo per farvi rendere conto di come deve essere una replica esatta in definitivo rispetto al provvisorio, e ecco il definitivo inserito. Questo è un follow up a 20 mesi e questo è un controllo a 3 anni del caso. Guardate lo spessore, tenace, si vede in trasparenza, questo biancore esce quando andiamo in trazione con il labbro e tendiamo la mucosa di superficie, traspare in profondità lo spessore e la presenza del connettivo. Le papille si sono rigenerate, quindi è solo esclusivamente questione di tempo. Dobbiamo avere tempo, dare tempo ai tessuti per poter maturare. Un'immagine di profilo, questo è l'11 e questo è il 12, è il profilo del nostro incisivo laterale. Il baseline, come siamo partiti, e il follow-up a 3 anni del caso.
Un caso che non è prettamente nelle zone anteriori, ma ho voluto inserirvi un caso un po' diverso. Si tratta di una zona, mi pare, da quarto inferiore in poi, è un caso di rigenerazione anche verticale del processo alveolare, oltre che orizzontale. Anche qua abbiamo usato come principio degli impianti che metteremo. Uno dei tre impianti l'abbiamo trattato con quelle viti di guarigione particolare, vediamo l'esito. A 4 mesi dall'estrazione di un elemento parodontalmente compromesso, abbiamo una debole rigenerazione, autorigenerazione del processo alveolare, ma si nota comunque anche radiograficamente una certa riduzione di spessore. Questo è l'alveolare, l'emergenza dell'alveolare, quindi il forame mentoniero. Siamo messi così, questo è il quarto, che al di là della recessione dei tessuti duri e molli ha una certa stabilità, però vediamo, vi ho segnalato con la linea verde, con le linee verde, gli apici dei picchi interradicolari, interradicolare tra il quarto e il canino, qua siamo a questo livello. Se vogliamo rigenerare in senso verticale abbiamo bisogno di un picco, ovviamente qua sta la mucosa e il nostro picco di riferimento dovrà essere per forza quello del canino, non possiamo fare una rigenerazione con una membrana non riassorbibile, le rigenerazioni di questo tipo le faccio e devono essere fatte solo, si può scegliere qualsiasi tipo di rigenerazione, ma se scegliamo una rigenerazione guidata dell'osso, quindi che prevede l'utilizzo di membrane, le membrane devono essere non riassorbibili, quindi membrane PTFE, usate la marca che volete, ma usate membrane non riassorbibili. Noi abbiamo bisogno di un picco osso per poter rigenerare, vediamo meglio questo principio ad una ricostruzione tridimensionale, quindi il picco del canino che è il nostro riferimento per poter rigenerare il tessuto osseo che manca. Se ci riferiamo al picco distale al quarto, noi di osso ne rigenereremo veramente veramente poco, zero nella zona posteriore, un po' in questa sede, ma qua abbiamo l'emergenza della durata inferiore dal forame. Quindi la nostra decisione è quella di estrarre anche il premolare e per avere come riferimento il picco distale al canino del 43, che è questo che vedete in arcata. Linea di giunzione mucogengivale che vado a disegnare. Prima di una GBR, dopo un'estrazione, bisogna aspettare 2 mesi, che è il tempo minimo per avere la perfetta guarigione dei tessuti molli, cosa che dobbiamo avere prima di fare rigenerazione ossea. Quindi questa è la partenza. Non vi faccio vedere il filmato della chirurgia, qua siamo già alla rimozione della sutura 2 settimane, perché se vi faccio vedere il filmato della chirurgia, a parte che andiamo fuori tema, ma andiamo anche fuori tempo, dopo 2 settimane siamo pronti per rimuovere la sutura in PTFE. Come vedete non si vede neanche la linea di incisione, questi sono i punti a materassaio, uso un 5-0 in PTFE per i punti a materassaio e un 7-0 in PTFE per la sutura in cresta, punti staccati, ma va benissimo anche una sutura continua. Vi faccio vedere poi la riapertura, vedete che come vi ho detto non si vede nemmeno la linea di incisione. Appena rimossi i punti, vi faccio vedere, questa è una fotografia occlusale ovviamente della sede, vedete il grosso spessore che abbiamo raggiunto, ma vedremo anche la rigenerazione verticale massiccia che siamo riusciti ad ottenere. Eccola qua, dovrebbe esserci una foto con il baseline. Guardate il recupero della linea di giunzione mucogengivale, se vi ricordate la fotografia all'inizio com'era, magari poi c'è un reminder con il baseline. E questo è, ecco, vedete la linea di giunzione mucogengivale, come siamo messi, il prima e il dopo, quindi il baseline, e qua siamo riusciti ad ottenere una buona morfologia del processo alveolare.
minimo 6 mesi, 8, 9 mesi, 7 mesi o 6 mesi sono i tempi di attesa che dipendono dal tipo di sostituto d'osso che utilizzate al di sotto della membrana non riassorbibile. Dopo questo, il tempo che decidete di aspettare in base al tipo di sostituto d'osso, quindi all'innesto, al biomateriale che avete utilizzato al di sotto della membrana, il paziente viene risottoposto all'intervento chirurgico, viene rimossa la membrana, qua a farvi vedere ancora la rettilinità che abbiamo raggiunto dopo la rigenerazione, la membrana deve obbligatoriamente essere fissata, vengono inseriti gli impianti e qua uso delle viti tradizionali, qua uso delle viti molto molto svasate, quindi concave. Vado a chiudere tutto, aspetto la guarigione e l'integrazione degli impianti, anche se in verità questi impianti hanno sempre un ottimo torque di inserimento, anche perché siamo in mandibola, quindi si potrebbe anche pensare a proposito di ridurre il tempo alla poltrona, di fare un carico immediato, cosa che io non amo particolarmente, però è una questione di scelte. Io ho svitato la vite di guarigione per farvi vedere che questa era la vite di guarigione concava, una fotografia occlusale che vi fa vedere lo spessore dei tessuti e senza la vite di guarigione. Qua abbiamo un ottimo spessore dei tessuti. È azzardato ed è sicuramente una speculazione dire che questo spessore dei tessuti possa essere dovuto a quella concavità che ha dato spazio ai tessuti per crescere. Sta di fatto che, guarda caso, questo spessore massiccio dei tessuti era presente dove ho utilizzato quella vite di guarigione così concava, che ha lasciato spazio al coagulo per organizzarsi all'interno di quella concavità in tessuto connettivo. Vedete anche qua l'immagine di questo tessuto connettivo molto ben rappresentato. Qua siamo già praticamente in finalizzazione con i monconi definitivi. Non so se ci sono le immagini dei provvisori, probabilmente ci sono le immagini provvisorie. Anche in questi casi la paziente tiene per molti mesi provvisori perché aspettiamo la maturazione per quello che è possibile delle papille e poi andiamo. Questi sono già i disilicati, dovrebbero essere, se non ricordo male, adesso vediamo le radiografie, 3 denti singoli in disilicato stratificato, anche in questo caso. Ecco il baseline, come siamo partiti con questo grosso difetto e come siamo arrivati in questo caso. Quindi rigenerazione tridimensionale, direi, in spessore, in altezza dei tessuti duri e conseguentemente anche dei tessuti molli, ma senza aver fatto alcunché di intervento in modo specifico sui tessuti molli, quindi nessun innesto. Un'immagine di infilata da vestibolare che vi fa vedere come abbiamo risolto il problema della concavità. E un'immagine a 4 anni, questo è un caso del 2016, iniziato in realtà nel 2015 con la rigenerazione, e con un'ottima stabilità dei tessuti duri. Ultimo caso, Simone, ho tempo, 10 minuti, me li prendo? Come no, certo. Sì, sì, okay, procedi ultimo pure. Caso, vedete questi 2 incisivi, nella fattispecie il 31 e il 32 splintati al 33 e al 41 e 42. Mia paziente da oltre 20 anni con... Ha impianti nel suo cavo orale, sia superiore che inferiore, sempre in terapia parodontale di supporto. Avete notato sicuramente quelle recessioni di tessuti duri e dei tessuti molli. Abbiamo un difetto evidente vestibolare, difetto presente da parecchi anni, un rimaneggiamento quindi tipico orizzontale. Qua questa è una radiografia del 2008. Ho deciso di mantenere questi 2 elementi che sono il 41 e il 42. Siamo a 8 anni di distanza, ma tuttora ovviamente la paziente ha presente ancora questi elementi. Vedete che non si è modificato alcunché del parodonto di questi denti, che a dispetto della riduzione
del supporto parodontale non hanno una mobilità eccessiva, direi una mobilità contenuta tra l'uno e due. Cosa facciamo in questa paziente? In questa paziente, proprio a sottolineare il fatto che io amo la chirurgia, amo gli impianti, ma non devono essere sempre trattati ad ogni costo con gli impianti. I pazienti, soprattutto oggigiorno che abbiamo la possibilità di impiegare la protesi adesiva, scorro un po' rapidamente, faccio vedere cosa abbiamo deciso per quella paziente. Il processo alveolare non era neanche male, anche qua secondo me è necessario sempre attendere dopo l'estrazione, qua erano passati anni, ma il consiglio che do sempre ai colleghi è quello di attendere non meno di 6 mesi prima di inserire un impianto, se si decide di non inserire un impianto post-estrattivo, attendere almeno 6 mesi la guarigione completa e la rimineralizzazione completa del processo alveolare prima di inserire un impianto. Ho avuto conferma della necessità, secondo me, di avere una odontoiatria un pochettino più attendista, soprattutto quando parliamo di chirurgia proprio dopo il lockdown, perché tutti noi abbiamo avuto pazienti per i quali abbiamo ritardato magari le riaperture o l'intervento sui tessuti molli di 2 mesi a causa del lockdown, e io ho trovato sicuramente pazienti migliori, ho trovato delle ottime integrazioni, ho trovato dei tessuti veramente molto molto ben maturati per questa attesa forzata. Quindi il mio consiglio è quello di attendere sempre la maturazione dei tessuti, non avere fretta di concludere questi casi. Vado un po' rapidamente per non sforare, anche perché comincia a essere tardi per tutti, abbiamo tutti lavorato oggi. Solito prelievo di tessuto epitelio connettivale che viene poi disepitelizzato fuori dal cavorale, sutura nel palato con un 5-0 di seta banale, e poi questo innesto viene disepitelizzato, viene eliminato il tessuto adiposo che non ci serve, è assolutamente privo di senso lasciare questa componente assolutamente non dignitosa che è il tessuto adiposo che va incontro di assorbimento, e questo innesto io poi l'avrei messo sul lembo vestibolare per risolvere il problema di quel rimaneggiamento, di quella concavità. Vado a fissare l'innesto con una sutura riassorbibile in PGA, PGA che però io vado ad eliminare dopo circa 3-4 settimane, perché il PGA impiega molti mesi a riassorbirsi, quindi per evitare anche delle banali contaminazioni dopo 3 settimane trascorso qualche settimana, quindi lasciamo un po' di tempo all'innesto di integrarsi con il nostro lembo, possiamo rimuovere la sutura in PGA se non se n'è andata da sola, perché sono strutture molto sottili, parliamo di 6-7 zeri, quindi molto molto delicate, e quindi una volta eseguito l'innesto andiamo a chiudere tutto quanto e aspettiamo qualche mese. Quanti sono questi mesi? I mesi dipendono molto dallo spessore dell'innesto, dall'entità della correzione che abbiamo fatto, dall'entità del rimaneggiamento che dobbiamo affrontare e da quanto pensiamo la maturazione possa correggere il nostro difetto. Però la raccomandazione è quella di non aspettare mai, prima di intervenire, mai meno di 3-4 mesi. Se aspettiamo di più arriveremo al definitivo con una situazione assolutamente di stabilità. Una settimana post intervento, vedete che abbiamo la sutura in seta che abbiamo rimosso, a un mese sono presenti ancora presenti il PGA e potete rimuoverlo. Il mio consiglio è quello di rimuovere questo PGA a distanza di 3-4 settimane e intanto quel difetto comincia a maturare. E vedete un po' rispetto al baseline cosa succede: non abbiamo fatto nessun tipo, come avete visto, di innesto di tessuto osso, solo un innesto di connettivo, e abbiamo risolto quel problema del rimaneggiamento che creava non pochi disagi di impatto di cibo, come è facile immaginare.
Il caso è stato risolto in questo modo, semplicemente con una protesi adesiva, ovviamente con tutti i crismi, con le linee guida, diga, mordenzatura del silicato, la protesi adesiva come va fatta, che ci dà garanzia assoluta di non distacco, senza quindi chirurgia implantare in questa paziente che è più giovanissima. E poi sinceramente, quando è possibile intervenire in modo molto semplice in una paziente che sono anni che trattiamo per problemi parodontali, anche se siamo riusciti a stabilizzarla, anche per una questione economica, in questo caso onor del vero devo sottolineare, riusciamo a risolvere egregiamente casi non esclusivamente in modo implantare, quindi affidandoci alla terapia implantare. Vedete che abbiamo fatto questa aletta sul canino e il tecnico è riuscito a farmi una, due, un pezzettino di aletta sul che arriva fino al 43, perché il problema del disilicato è quello proprio di estendere la base di appoggio su molti denti, cosa che non è sempre semplicissima, e il tecnico è riuscito ad arrivare fino al canino. Quindi questa è una protesi adesiva che ha sostituito la soluzione implantare per questa paziente. Ancora un'immagine a sinistra al baseline e come siamo arrivati al definitivo, baseline ancora e come siamo arrivati al definitivo. Io Simone sono a 58 minuti in questo momento, ho finito la mia presentazione, lascio la mia mail se mai qualcuno volesse contattarmi per qualsiasi esigenza. E sono a disposizione per gli amici, i colleghi, per qualche domanda. So che tu moderi eventualmente le domande che dovessero arrivare. Ringrazio comunque tutti quanti per la pazienza, per la vostra partecipazione, ancora alla Megagen e Simone che si è trattenuto con noi fino a questo punto. Simone, a te la parola, grazie. Grazie a te, Marzio.